Il 2023, comincia con, tutti i laghi prealpini semivuoti. Questo è l'allarme lanciato da Legambiente Lombardia che, diciamo, arriva nel segno di un'estate molto molto siccitosa, in cui ci siamo confrontati diverse volte, con, il Consorzio dell'Ade, con Emanuele Mauri, che è il presidente che gestisce anche la diga di questo importante ente. Buongiorno Mauri. Buongiorno a tutti gli spettatori. Ecco, il livello idrometrico del lago di Lecco in questo periodo è sotto di 25 centimetri circa rispetto alla media del periodo. Dobbiamo preoccuparci? Ma diciamo che la situazione comunque resta critica perché le precipitazioni sono sicuramente scarse e il livello dei grandi laghi lombardi è per tutti basso rispetto alla media degli ultimi 15 anni, quindi parliamo di un 50% per quanto riguarda il Lago Maggiore, un 40% per quanto riguarda il Lago di Iseo. Quello, diciamo, messo meglio in questo caso è il nostro lago, il Lago di Como, che è un 30% più basso, diciamo, prendendo il dato comune di quelli che sono gli accumuli nevosi, l'invaso dei bacini alpini e l'invaso del lago. Quindi, sommando questi dati arriviamo comunque a un 30% in meno rispetto alla media, appunto, come dicevo, degli ultimi 15 anni. Il report di Legambiente Lombardia ci dice che nei bacini idroelettrici alpini manca oltre il 25% dell'acqua normalmente presente in questa stagione e che anche la neve scarseggia quest'anno. È un problema anche per il nostro lago ed è un problema anche per la prossima stagione degli agricoltori che, diciamo, si riforniscono dall'Adda anche grazie al flusso che viene immesso con la diga di Olginate. Ah, diciamo che il problema sicuramente c'è e lo stiamo già affrontando, tant'è vero che negli ultimi tavoli tecnici si è deciso di ridurre ulteriormente i deflussi e quindi le portate. Noi andremo a manovrare proprio in questi giorni per ridurre ancora la già esigua portata in deflusso. Questo crea problemi perché anche se le stagioni, diciamo, che riguardano l'irrigazione, per quanto concerne appunto il bacino dell'Adda partiranno non prima di fine maggio, parlo appunto delle esigenze irrigue, per il Lago Maggiore ad esempio partiranno prima perché lì ci sono problematiche legate al funzionamento delle risaie, quindi l'allagamento delle risaie, e partiranno comunque con un mese circa di anticipo rispetto a quello che faranno le coltivazioni tradizionali di cui ci occupiamo noi e che riguardano prevalentemente il mais. Detto questo, pur riducendo e cercando di accumulare invasi, siamo già preparati ad affrontare una stagione relativamente scarsa a livello appunto di disponibilità. Ancora peggio dell'anno scorso, per intenderci. Ah, peggio dell'anno scorso non direi, perché partiamo comunque con dei dati più ottimistici, o meglio, abbiamo oltre 100 milioni di metri cubi di accumuli nevosi sui bacini in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo una disponibilità di invaso nel lago che è pari a 15-20 centimetri, quindi a circa altri 20 milioni di metri cubi d'acqua in più rispetto appunto al livello. E poi abbiamo i bacini alpini che in questo momento invasano circa 150 milioni di metri cubi. Quindi rispetto all'anno scorso partiamo con un dato che è sicuramente migliore, però visto le condizioni meteorologiche e la frequenza delle piogge ci stiamo già muovendo per mantenere stabile il livello e per come dire, accumulare il più possibile in vista proprio dei mesi in cui queste risorse ci serviranno e mi riferisco appunto al massimo al periodo che va alla fine del mese di maggio, a cavallo tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno. L'anno scorso avevamo parlato di 500.000 euro in arrivo per la diga. Abbiamo visto che è stato allestito un cantiere in questi giorni. Di cosa si tratta? Sì, il cantiere riguarda lavori di rifacimento delle parti in calcestruzzo, dei camminamenti e delle parti elettromeccaniche che consentono funzionamento, appunto, di impianti elettromeccanici che consentono funzionamento delle paratoie. I lavori fanno seguito a quelli
che avevano visto il rifacimento delle paratoie una decina di anni fa e sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Ci siamo aggiudicati recentemente un bando appunto per il finanziamento di questi lavori. I lavori proseguono, in questo momento c'è stata una breve sospensione per via delle condizioni meteorologiche del freddo che non consentono alcuni tipi di attività, però poi riprenderanno a breve per concludersi entro la fine del 2023, noi crediamo. Grazie a Emanuele Mauri, presidente del consorzio dell'ADDA, buona giornata. Anche a voi, a tutti, grazie.